Giacomo è nato il 19 di novembre. Il 5 di dicembre abbiamo avuto la notizia appunto di questa immunodeficienza combinata grave e malattia rara, che poi rara non è, nel senso vengono definite così, poi non è così tanto rara. E da lì abbiamo iniziato questo percorso, siamo stati in isolamento e poi il 30 di gennaio, che io definisco un po' come il suo secondo compleanno, c'è stata l'infusione delle cellule staminali provenienti da papà. E poi da lì c'è stato tutto il suo decorso, siamo stati poi dimessi a marzo e da lì in poi adesso siamo a casa e lui pian piano si sta ricostruendo questo sistema immunitario. Che cosa ha provato quando ha ricevuto quella telefonata? Lei aveva partorito un bambino sano? Sì. Ci hanno rifatto fare due volte, mi sembra, il prelievo. E poi ci hanno chiamato appunto per parlarci e lì ci hanno detto appunto questa notizia è stata una doccia gelata, non fredda, e perché poi siamo stati subito ricoverati, quindi non, è stato un po' come una... Siete stati travolti dagli eventi? Sì, ecco, travolti, sì, esatto. E poi lì comunque, poi siamo stati, ci hanno accolto, lui comunque aveva neanche 15 giorni, quindi proprio... Tutto l'iter delle biberon e quant'altro è stato un po' un trauma, però dopo un po' alla volta ci siamo capiti e abbiamo fatto, siamo riusciti. E adesso cosa vi aspettate dalla vita? Come festeggerete questa rinascita? Quando ci daranno che sia tutto a posto, che il sistema è, penso che lo porterò in viaggio da qualche parte, perché se lo merita. È il nostro leone, è un super guerriero e quindi lo porterò dovunque voglia. Quello sì.